giallo è una mia passione da sempre. Chiaro che avendo fatto un cinema prevalentemente di commedia, sembra che anche da un punto di vista cinematografico lo avessi dimenticato in passato. Invece no, perché io forse uno dei film preferiti tra quelli che ho fatto, c'è un film dell'85, mi sembra, 84, che si chiama Sotto il vestito niente, che è un film, me lo dico da solo, bellissimo. Se avessi potuto, l'unico rimpianto che ho, avrei voluto fare un western che non ho potuto fare, però il giallo. Allora, ultimamente come scrittore ne ho fatti una serie, ambientati tutti nelle grandi città italiane, posti che conosco bene. Il primo era Sera a Roma, che feci con Mondadori, che tutto è diventato un Oscar, Mondadori. Il secondo era Una giornata di nebbia a Milano, città che adoro, e la terza era Venezia, che è una città che anche quella conosco bene. E siccome volevo smarcarmi dal contemporaneo, perché mi sembra che in questo momento siamo proprio ossessionati dal presente, allora ho voluto prendere un attimo di disintossicarmi dal presente, passando a un'epoca meravigliosa che io adoro molto per tante ragioni. Uno, perché è il periodo più interessante dal punto di vista dello sviluppo del costume, la libertà, il secolo della ragione, insomma quel Settecento a Venezia è un periodo irripetibile. Secondo, perché considero Casanova, che oltretutto sta nel libro, uno dei personaggi più formidabili della storia della letteratura e della storia italiana. Terzo, perché mi ha permesso di fare anche un mix su cose che mi sono piaciute molto, vale a dire tornare alle origini di quello che mi piaceva della letteratura. Io ho cominciato forse a pensare di scrivere quando lessi da piccolo I Tre Moschettieri. Lei è figlio di Steno, fratello di Carlo, quanto vi siete influenzati a vicenda? Io dico sempre che c'era un ristorante, questo ristorante si chiama Steno, Enrico e Carlo. Steno non c'è più, Carlo non c'è più, sono rimasto io, adesso devo stare in cucina, alla cassa e servo a tavola, però il menù è sempre lo stesso. Siamo nati così, siamo nati in una tradizione. Io sono cresciuto quando nasceva la commedia italiana, perché l'ho vista nascere, ho conosciuto i protagonisti, ci ho lavorato, ho avuto il piacere di lavorare poi io stesso con Monicelli, soprattutto con Dino Risi, con tutti quelli lì, con gli attori. Non è che siamo stati influenzati dalla commedia italiana, ecco, non ci siamo influenzati tra di noi. Esiste ancora la commedia italiana? No. Perché il cinema italiano in questo momento va male? Perché mentre nel corso degli ultimi 50 anni 20, 15, 10 film all'anno lasciavano dei ricordi. Ricordi significa un attore, una battuta, una musica, una storia. Oggi si fanno dei film in fotocopia che non lasciano ricordi. E se il cinema non lascia ricordi, non ti spinge più ad andare al cinema.